Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo veloce video volevo dare il via alla mia fase di migrazione e test dei OpenHAB versione 5. Infatti nel 2025 sono iniziate a uscire le versioni Snapshot e Milestone della versione 5 di OpenHAB e considerando la versione Milestone, che è una versione un pochino più stable, ho deciso di iniziare un parallelismo con la mia attuale configurazione di OpenHAB 4 per effettuare dei test e non farmi quindi trovare poi impreparato quando uscirà la versione stable, in modo tale da poter fare poi una migrazione molto molto semplice. Sfruttando le potenzialità di Docker ho deciso di tenermi una versione parallela di OpenHAB 5 sullo stesso Raspberry dove attualmente c'è la versione 4. Usando Docker quindi faccio in modo che le due versioni non interferiscano. Purtroppo devo usare il Raspberry 4 perché il vecchio Raspberry 3 è a 32 bit e la nuova versione di OpenHAB ha il vincolo di essere a 64 bit. Quindi devo per forza utilizzare il Raspberry 4. Quindi dicevo, voglio fare questo parallelismo in modo tale che inizio a fare una sorta di migrazione e mantengo i due setup allineati a livello di configurazione. In questo modo sono in grado di scoprire subito quali sono i problemi della nuova versione rispetto anche alla mia attuale configurazione e nel momento in cui poi uscirà la versione stable non dover perdere troppo tempo appunto per effettuare la migrazione definitiva. In questo modo riesco anche a testare le nuove funzionalità della versione 5 per vedere cosa effettivamente è stato fatto in più rispetto alla versione 4. Come vediamo dalla pagina del forum di OpenHAB, la versione 5 Milestone 1, che è la prima, diciamo, delle, di solito sono 4 le Milestone o 5 prima della versione stable, la versione Milestone 1 è uscita a fine febbraio. Andiamo a vedere nelle note di release che la cosa importante è che OpenHAB 5 richiede Java 21 e un sistema operativo a 64 bit. Quindi per chi non ha queste condizioni soddisfatte deve effettuare un upgrade hardware per il discorso dei 64 bit e software per il discorso di Java 21. Come ho detto prima, utilizzando Docker il problema di Java 21 lo risolvo, questo per non dover installare Java 21 anche sulla versione 4 di OpenHAB che sta attualmente girando sullo stesso Raspberry. Però il problema del 64 bit con Docker non si risolve perché è necessario avere il sistema operativo host, quindi che ospita i container Docker, a 64 bit. Io con Raspberry 4 sono già abbastanza a posto, anzi tra l'altro io ho anche la versione di OpenHAB 4 che sta girando a 64 bit, proprio in ottica di un aggiornamento poi alla versione 5. Al momento devo dire che non ho avuto nessun tipo di problema, anzi mi sembra anche un pochino più stabile e soprattutto poi sono riuscito anche a installare InfluxDB versione 2, che sappiamo essere compatibile solo con architetture a 64 bit. Quindi detto questo, volevo appunto solo dare il via a questa nuova fase di configurazione, test e migrazione di OpenHAB 4 verso OpenHAB 5 e ovviamente vi manterrò aggiornati facendo dei video dedicati all'argomento man mano che andrò avanti a fare le installazioni, le configurazioni e i test. Per adesso vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!